Il 6 dicembre, dalle ore 15, nel centro di Argenta, in occasione del Santo Patrono, si è svolta la festa di San Nicola e del Vischio, un grande scenografico San Nicola, accompagnato da tre folletti e dai musicisti, e alla testa di un corteo di bambini. Questi lo seguono con le lanterne illuminate per le buie vie del centro cittadino, invocando il suo nome, con grida e cori da stadio. Il corteo è terminato sulla pista del ghiaccio, dove, attraverso una presentazione suggestiva, chiama suo cugino Babbo Natale. Insieme poi hanno distribuito i doni a tutti i bambini presenti. Nel mese di dicembre è iniziata la stagione cinematografica al Teatro dei Fluttuanti con il film Sherlock Holmes, Gioco di Ombre. Il Teatro Centrale delle Marionette di Mosca ha presentato mercoledì 14 dicembre alle ore 21 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta lo spettacolo Concerto Straordinario. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Argenta, l'Ostello della Gioventù di Campotto e la cooperativa sociale La Pieve. Il 23 dicembre alle ore 21 presso il Teatro dei Fluttuanti si è svolto Gospel Cora Sister Armstrong and Herl Binum as We Are Cora. Sister Armstrong è una tra le più interessanti voci femminili gospel della East Coast. Cantante solista e pianista, è attiva sulla scena artistica da oltre 30 anni e ha co-diretto l'importante gruppo Virginia State Gospel Ensemble per 3 anni. Nell'ultimo decennio ha insegnato voce e piano a livello internazionale ed ha collaborato con prestigiosi cori quali il Bethel Music Ministry ed il Full Deliverance. Open Media Educational, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovraimpressione 0532 318532. L'11 dicembre, alle ore 17, presso il Centro Culturale Mercato, è iniziata la seconda edizione del Caffè Letterario, promosso dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con il gruppo Penuti d'Argenta. Il gruppo scrittori ferraresi, il gruppo artistico argentano e il gruppo fotografico Contatto di Consandolo ha preso il via con un tribo poetico dal titolo Caffè in versi miscele d'autore. Ospiti poeti locali e di territori limitrofi.